Amici di Ritorno al Futuro, bentornati in questo nuovo video tutorial. Oggi abbiamo l'uscita numero 39. Andiamo a vedere subito che cosa ci aspetta. Allora, le componenti che troveremo all'interno di questa uscita sono la piastra del telaio e avremo un po' di cavetteria per quanto riguarda la parte dell'elettronica. Un po' di linguette per fissare i vari cavi e le nostre solite viti KM. Quindi, senza perdere tempo, andiamo a vedere come assemblare i primi cavi. Allora, nella nostra precedente uscita avevamo montato i cavi che probabilmente andranno a portare l'elettronica, diciamo, sulla parte anteriore del mezzo della DeLorean, quindi probabilmente fari o barre LED. Adesso invece ci troviamo ad assemblare, diciamo, la parte posteriore, quindi andiamo a spostare, andiamo a spostarci nella parte posteriore del modello e andremo ad assemblare i primi cavi. Quindi abbiamo bisogno del cavo 22, quindi andiamo a cercare il cavo 22, che è questo, facile da trovare perché comunque ogni numero è numerato. Sempre con il dentino bianco rivolto verso l'esterno, quindi nella parte esterna della macchina, andremo a posizionare questo cavo. Quindi questo cavo andrà messo a, come dicevano anche nei precedenti cavi, da montare con 5-6 cm di sbordo dal mezzo, a partire, diciamo, da dove c'è il supporto della vite. Per cui andremo più o meno a questa distanza qui. Vediamo se riesco ancora a spostarmi un po' più avanti per farvi vedere meglio. Ok, a questo punto diciamo che la distanza più o meno deve essere questa. Allora, noi ci aiutiamo sempre col nostro giravite, prendiamo le KM, le viti KM, ok, e con il nostro solito giravite andiamo a fissare la staffa che poi andrà a tenere fermo il nostro cavo. Non so per quale motivo questa staffa è così larga, probabilmente perché andrà ad alloggiare altri cavi, penso io, però per adesso non ne parla e quindi noi andiamo semplicemente a fissare quello che ci dice di fare. Quindi andiamo a fissare nella parte alta il nostro cavo, così. Poi nella parte qua centrale, vicino al motore, c'è un altro supporto, quindi andiamo con un'altra vite a fissarlo. Ok. Così, in questo modo, quindi diciamo la vite vicino al lato motore, fissiamo il nostro solito pernettino e andiamo con la vite a fissarlo. Dopo darò un altro giro con l'altro giravite per fissare il tutto. Dopodiché prendiamo la terza staffa ed andiamo a fissarlo anche nell'ultimo dei suoi fermi. Ecco fatto. Così, con il cacciavite, opla, questo mi è caduto dentro e quindi andiamo a recuperarlo. Allora, vediamo se dove è finito. Aspettate, qua si è andato a incastrare. Ecco fatto. Allora, ritorniamo sui nostri supporti. Uno, due e uno, due. Perfetto. Allora, ritorniamo noi. Fissiamo di nuovo, quindi cerchiamo di fissare di nuovo quindi il nostro supporto, tenendolo a questo punto con un dito per evitare che si stacchi. E andiamo a stringere la nostra vite. Allora, facciamo un giro di stretta di viti, così almeno siamo tranquilli. Allora, la prima vite è stretta, la seconda vite anche, e la terza idem. Ok, a questo punto facciamo scavallare come sempre il nostro cavo dall'altra parte
andiamo a prendere i cavi rimanenti, che sono il 10, il 23, l'11 e il 9. Nel manuale voi avrete assemblato prima questi cavi. Io per comodità ho assemblato prima il cavo singolo. Comunque, una volta presi questi cavi, diciamo non cambia granché, una volta preso questo fascione di cavi, sempre con le parti bianche rivolte verso l'esterno, quindi andiamo a spostarci leggermente per farvi vedere meglio, quindi diciamo con la cavetteria che esce in questo modo, andremo a posizionare i cavi rimanenti in questo modo qui. Quindi, di nuovo, come prima, andremo a prendere i nostri ferma cavi, le nostre vitine HM, okay, e andremo a fissare il tutto. Quindi, allora, ci troveremo in queste, sempre lasciando i nostri famosi 5-6 cm, quelli ormai sono standard, andremo a fissare il ferma cavi. Quindi, vite rivolta verso l'esterno e andremo a mettere il primo fermo. Ok, dopodiché andiamo a prendere il secondo, solita vitina, e andremo, sposto leggermente così si vede forse un po' meglio, e andremo a fissare il secondo fermo. Allora, qui c'è un po' più di cavi rispetto alla parte di là, per cui bisogna fare un pochino più attenzione a non schiacciarli. Ok, allora così, in questo modo. Ok, e andiamo a stringere. Ok, controlliamo sempre che sia posizionato bene. Perfetto. Dopodiché andiamo a prendere il nostro terzo fermo. Allora, aspettate che qua mi si è tirato un cavetto. Ok, andiamo a prendere il nostro terzo fermo e facciamo passare i cavi sotto anche dal terzo fermo. Ok, allora, così, vediamo se è giusto. Allora, quello aveva la vite qua e questo ha la vite rivolta verso l'interno, così. Ok, chiaramente io su questa parte del mio telaio ho leggermente il buco strettino qua, vediamo se così col cacciavite l'ho un po' allargato. Sì, allora andiamo a prendere la terza ed ultima vite. Ok, perfetto. Adesso con l'altro cacciavite andiamo a dare una stretta a tutte le vitine dei supporti. Ok, perfetto. Così avremo fissato anche questa parte della cavetteria posteriore, che sarà probabilmente relativa ai fanali, alle luci varie che ci aspetteranno nelle prossime uscite. In quest'altra uscita c'era anche la piastra del telaio, che chiaramente non andremo ad assemblare. Adesso vi faccio vedere, rimettiamo la macchina sui supporti che nel frattempo si è spostata. Ok, avremo anche questa piastra, che è la piastra poi che andremo a fissare una volta che probabilmente avremo tutta la cavetteria. Lo metto un po' più al centro. Ok, diciamo questa qua poi sarà la piastra che ospiterà poi diciamo tutto l'alloggio del mezzo, e va bene, per adesso non dobbiamo assemblarla, quindi la mettiamo da parte, e per adesso io vi saluto e vi rimando al prossimo video.